Buonasera, sono Cesare Pierleoni. Buonasera, sono Ok. Siamo qui allo Stadio Comunale di Torino in attesa del grande avvenimento di quest'estate, la prima data della tournée italiana di Madonna. È un grande evento qui a Torino, un grande evento televisivo. Francia, Olanda, Spagna, Australia, Germania collegate in diretta con Rai 1. Ma noi siamo andati intanto a vedere chi è Madonna. Come avete capito, sono qui con Giorgio Armani. Buonasera. Buonasera. Vorrei chiedere solo una domanda a lei. Secondo lei, come immagine, quando lei piaceva di più Madonna? Quando era più bella? Ma io penso quando appare con la sua piccola capriera nera, mi piace moltissimo. Il concerto sta per cominciare, credo che manchino poco più di 2 minuti. Dacci le ultime notizie, quanto manca? Io penso un paio di minuti, ero già lì a ballare, già pronta. Loro parleranno tra un po'. Sì. Quanto manca? Che ora sono adesso? Qualcuno sta? Eccoci. Già agitato io. Sei pronto per questa... Ma io ho già visto concerto. Questo concerto, tu no. Io non l'ho visto ancora, è la prima volta che lo vedo. Sto facendo la giornalista, non riesco mai a vedere i concerti, che lavoro sempre, è la prima volta che riesco a vedere un concerto. Prepara, è una grande emozione. Sì, sono già emozionata io. Ricordati tutti questi ragazzini qui dietro. Certo che è veramente straordinario, un pubblico così che attende di vedere Madonna lì sul palcoscenico. Sicuramente non si vede, ma aggiunge a questa atmosfera un tocco di romanticismo. Ci vuole sempre, no? Dunque, parlaci un po' di questo concerto, non so se hai già parlato mentre ero lì a ballare. No, io vorrei dire qualcosa di questo concerto. L'hai già visto? Sì, l'ho già visto. Madonna presenterà circa 15 o 16 canzoni. Dura 1 ora e 50 minuti. È, credo, una delle produzioni più importanti della storia della musica pop e della musica rock. Cambia anche tante volte, se non sbaglio. Ne vorrei anticipare troppo, però tanti vedere. Moltissime volte. A Wembley pensa che aveva 8 armadi di vestiti lì nel backstage. Grazie a lei. E poi? Ecco, io aspetto di sapere quanto manca all'inizio di questo concerto. Io vorrei chiedere agli abitanti di Torino di accendere le luci delle loro case, perché il concerto inizierà con una grande panoramica di Torino. Ecco. Arrivederci, buon divertimento. Ciao, a tutti. Buon divertimento.